Allora, Luca, come sta andando con i Merin dall'ultima volta che... Perché ti avevo dato dei consigli e ti avevo criticato delle cose che facevi che erano veramente fuori di testa. Ma dimmi un po', come sta andando? Allora, benino, nel senso... ed è un po' che non te ne parlo. L'ultima volta che hai fatto il video reaction hai visto un po' di cose che secondo te non erano tanto giuste. In realtà esatto. Tutto. A parte il fatto che noi settimana scorsa abbiamo avuto un po' di battibecchi, nel senso abbiamo litigato perché sono stato un po' geloso. Che cosa? Cosa? Perché? In che senso sei stato un po' geloso? Praticamente Diego e lei mi hanno fatto uno scherzo e hanno fatto finta che sarebbero andati a dormire insieme a Luca senza... Cioè lei non sarebbe andata a dormire insieme a lui e a Luca, e io mi sono un po' offeso per quello. E Shane le ha fatto un po' di complimenti sul suo maglione, su quelle cose lì, e lei era molto felice su queste cose. Invece quando le faccio i complimenti io, ecco... E quindi ero un po' arrabbiato, diciamo. Esatto. Però comunque abbiamo già risolto tutto. Ci sto ancora provando. Guardalo qua come già voleva le informazioni importanti di questo video. Guarda che per averle devi iscriverti al canale e attivare la campanella, in modo da diventare un connessionato purissimo con una connessione che spacca. E soprattutto ricordati di supportarmi nella shop col codice supporto a un creatore OctiPFI, altrimenti Faris verrà questa notte sotto il tuo letto a farti vedere. Un bel glitch per i V-Bucks. Comunque quello che vedrete in questo video è una nuova serie che ho intenzione di fare proprio con voi qui sul canale. Di cosa si tratta? Di una serie dove voi mi fate domande su come provarci con una tipa, io vi do dei consigli e vi dico cosa sbagliate, cosa fate giusto e come dovreste fare. Se vi interesserebbe partecipare a un video del genere, le cose da fare sono semplici: scrivere un commento sotto questo video, lasciare un mi piace a questo video per arrivare almeno a 20.000 mi piace. Se non arriviamo a 20.000 mi piace, questa serie non la farò, perché capisco che non vi piace. Supportarmi come un creatore nello shop col codice supporto a un creatore OctiPFI e lasciate un commento con scritto mi interesserebbe questa serie. Fatto tutto ciò, se soddisfiamo queste richieste, sicuramente inizierete a far parte di questa super fighissima serie dove io vi aiuterò. Quindi perché togliersi questa opportunità? Le cose da fare sono semplici, inizia ora. E ora, buona visione, via il cappello e fuori l'uccello. Ma io ti dico che la gelosia è una cosa brutta, perché la gelosia è un sinonimo di insicurezza, perché nel senso tu ti senti inferiore a loro in qualche modo. Se, cioè immaginati se tu avessi tipo un miliardo di euro, cioè ti sentiresti insicuro rispetto a loro. Ma va. Quindi dico, ah, sono super ricco, quindi non mi interessa nulla e non ho paura anche se lei ha... No, però a Luca con Diego. No, ma è un esempio. Diciamo che i soldi a volte sono sinonimo di sicurezza. Comunque uno che ha tanti soldi magari è più sicuro in se stesso rispetto a uno che non li ha. Però il discorso è, alla fine la gelosia è semplicemente insicurezza. Tu hai paura che qualcun altro sia meglio di te per qualsiasi motivo. Cavoli. È vero, eh. È vero. E fidati che alle tipe piacciono un po' quelli gelosi, ma non così tanto. Cioè praticamente alla fine ci siamo messi d'accordo dicendo che giustamente ognuno fa quello che vuole, ma se vuoi pretendere qualcosa devi dare anche. E tu cosa devi dargli? Il ca... No! No! E cosa? Però era arrabbiata per qualcosa anche lei. E per cosa era arrabbiata? Ma cosa può arrabbiarsi lei? Per il vlog del Games Week. E cosa non gli è piaciuto? A me è piaciuto un sacco, c'erano anche i miei amici. Nel mio vlog? Ah, è vero! È vero! Non mi ricordavo. Invece. Arrivo, Concentri sul gameplay, secondo me. Sì. Boia, che concentrazione in un posto dove non si è atterrato nessuno. Per prendere i materiali. Boia, che non sia mai che sbagli mira, occhio. Devi beccare il buco giusto. So se tu hai mai avuto problemi del genere. Ero molto espansivo con anche altre ragazze. Tipo? Fra? Tutte. Ah, con le altre ragazze, diciamo, alla fiera. In generale, alle fiere. Con te, tipo. Ah, allora è chiaro. Però, nel senso, a parte questo, come sta andando secondo te? Sei a un buon punto oppure... Allora, mi ha promesso un appuntamento. Hai capito. Mi ha promesso un appuntamento. Quella cosa lì ci sta. Quindi... Ma dal vivo oppure... No, dal vivo. Però ha perso una challenge. Quindi non credo l'abbia fatto di sua spontanea volontà. Ok. Però comunque l'importante è andarci. Viene lei da te o vai tu da lei? Non ne ho la più pallida idea. Allora secondo me sarà lei a scappare direttamente. È sempre bene che sia la femmina a venire da te. Davvero? Eh sì. Perché quando lei investe il suo tempo per te, vuole che le cose vadano meglio. Vuole che le cose vadano bene. Perché sta sprecando il suo tempo per te. Di conseguenza, se le cose vanno male, lei ha perso tanto tempo per te. Lei non vuole questo. Lei vuole che le cose vadano bene. Quindi è sempre meglio far venire le tipe da te piuttosto che il contrario. Quindi la invito qui a fare un video insieme. Sì, e se è una questione di soldi, magari tu le paghi il viaggio. Però lei viene e lei paga col suo tempo, che è molto più importante. Allora, facciamo una cosa, me lo offri tu. No, cosa c'entra? No. Mica me la trombo io, voglio dire.
Tengo le granate, secondo me sono meglio. Bomba. Nella nuova season sì, sono una bomba. Una bomba sexy come i Merin? Come me? No, come i Merin. Ah, beh, in effetti. No, per niente. Vabbè. Ma scusami, voi vi scrivete di tanto in tanto? Spiegami un po', perché magari ti do qualche consiglio via via WhatsApp. È vero, quello mi sarebbe utile. In realtà pochissimo. Ma perché ti vergogni? Perché lei non ti scrive mai? Come funziona? È un po' entrambe. Che una cosa importante che devi capire è che le femmine non è che si innamorano tanto per messaggio. Vabbè, sì, quello è vero. È perché noi maschi decidiamo subito se una tipa è accettabile oppure no. Mentre le femmine in un hanno... Esatto, in un secondo, basta vederla un attimo. Invece le femmine hanno bisogno di un po' più tempo, nel senso devono pensarci, devono convincersi, eccetera. Quindi per messaggio tu non riesci a trasmettere delle emozioni, che è quello che le femmine vorrebbero, delle emozioni, capito? Reali, quindi come se ci vedessimo in fiera. Vai. Più spesso. Va. Per dire. Esatto, dovreste vedervi più spesso magari nelle fiere o appunto nell'appuntamento, perché parlare per telefono è un po' inutile se poi non ci sono le interazioni reali. Per dire, io con le mie con le tipe con cui mi sento io. Le tipe addirittura? Eh sì, con le tipe che, con cui mi sento io, chiaramente. Oh, devo avere contenuto per la serie 6. Sono cioè, con le tipe che mi sento io ci scrivo solo pochissimo e solo per uscire, cioè giusto per settare degli incontri, tipo ci vediamo a quest'ora, ci sentiamo a quest'ora, eccetera eccetera, e poi dopo un paio di volte che magari ci vediamo e quindi lei ha avuto delle emozioni dal vivo, allora lì uno può dire vabbè dai, inizio magari a sentirla più spesso, eccetera, però deve essere sempre lei che scrive per prima. Sì, esatto, io immagino io... Infatti lei mi scrive sempre. No, non penso proprio. È solo lei tutto il giorno, che noia. Non ti credo proprio. Dimmi che non sei come quei maschietti sfigatini che non hanno niente da fare dalla mattina alla sera, allora appena riceve un messaggio della tipa che gli interessa gli risponde subito. No, quello no, perché ho un botto di roba. Quello lì no, c'è da dire, dai. Perché boh, io so che tantissima gente purtroppo ha questo problema, che tipo, siccome magari non hanno niente di veramente importante da fare dalla mattina alla sera, blu. Appena una tipa che gli piace inizia a cagargli un po', gli risponde, eccetera, loro subito gli rispondono sempre, subito proprio. No, il discorso è che purtroppo c'è questo sbaglio che appena ti scrive la tipa che ti piace, tu sei subito lì a rispondergli, ma non va bene. Come mai? È perché dimostra che non sei uno che non ha niente da fare e che sei super disponibile per lei. No, aspetta, ma non ho capito, ma quindi io praticamente non devo risponderle subito? Esatto, non devi risponderle subito. Non è che devi mettere da parte tutto quello che stai facendo solo per rispondere a lei. Risponderle prima possibile non è un vantaggio, non è un premio, anzi, dimostra solo che sei troppo libero e che non hai niente di meglio da fare che rispondere a lei. Quindi sembri uno di poco valore, perché alla fine chi è che vale di più secondo te? Uno che ti risponde poco o uno che ti risponde tanto? Vi faccio un esempio semplice. Quando tu non eri conosciuto su YouTube e magari volevi scrivere al tuo YouTuber preferito e lui non ti rispondeva mai. Perché non ti rispondeva? Perché lui ha tante cose da fare, ha tanta gente che gli scrive. Capisci? È uno di valore. Invece immagina uno vero? Che ti risponde subito. E vuol dire che è uno che non ha niente da fare, voglio dire. Cioè, non bisogna essere un po' più distaccati, ma non per finta. Un po' più sulle proprie, praticamente. Esatto. No, bisogna concentrarsi sui propri obiettivi, sullo studio, sull'uscire con gli amici. E quando si è finito queste cose, allora si ha il tempo di andare su WhatsApp a rispondere. Non è che puoi stare tutto il tempo lì col WhatsApp, telefono in mano. Io non ho neanche il suo numero. Ah, non hai il numero, male, io ce l'ho. Perché devi sapere che io e Mary ne abbiamo parlato un po' di nascosto. No, sto scherzando. Ah, ecco. Se voleste il piccone Minty, Glow Wonder, Honor Guard o qualsiasi altra super skin super fighissima e super rarissima e super esclusiva, link in descrizione. Che già ci si mettono tutti in mezzo. No, ho no, un sacco di concorrenza, è vero? Come batto la concorrenza? Di me puoi fidarti, di me puoi fidarti, io non farei mai niente. Perché l'hai detto con una faccia da birichino, me lo sento? No, nessuna faccia da birichino. Come batto la concorrenza se tu hai detto che... Cioè perché mi... di valere di meno. Allora, la concorrenza, secondo me il discorso di base è che meno dai peso alla concorrenza e meglio è. Se ti dimostri troppo geloso, allora la femmina ha la sensazione che tu abbia paura degli altri, perché tu vali di meno, come ti dicevo all'inizio. E quindi non è una cosa buona, te lo dico io, non è una cosa buona. Cioè, quindi devo far finta che non esistano. Esatto, non devi proprio preoccupartene, perché alla fine, per quanto tu te ne possa preoccupare, alla fine è lei che decide, no? Sì, però se io non faccio nulla me la lascio rubare. No, però tu non puoi fare nulla contro la concorrenza. Tu l'unica cosa che puoi fare è con lei. La concorrenza non puoi farci nulla. Vediamo. Ma mi sa che vuole farci cadere, pisellino. È morto. Pisellino. Il discorso è che per quanto tu possa essere geloso o comunque cercare di fare qualcosa contro la concorrenza,
Non cambierà nulla perché comunque sceglie lei. Siamo due contro due. Cioè, quindi se lei deve scegliere Diego, barra Shane, barra chiunque, lo sceglierà a prescindere. Sì, esatto, da quello che tu faccia nei loro confronti. Eh no, perché quello che devi fare tu è offrire la versione migliore di te stesso a lei. Mamma mia, si è parato all'ultimo. No, mi ha trappato, ma gli ho tirato una pompata. Gli ho tirato una pompata. Occhio. Mi ha... Bravissimo, grandissimo. Easy, bravo, bravo. Hola, flex un po' un balletto. Beh, io spero che con questi consigli, vecchio, tu ce la possa fare. Speriamo, cavolo. Ti ho dato delle importanti nozioni in questo video. Le utilizzerò. Sfruttale bene, vecchio.